Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo qui con una sorveglianza. Andiamo a vedere subito cosa ci aspetta appena la... Ok, perfetto. Appena la sorveglianza fosse stata scaricata. L'ultima volta probabilmente avevamo visto un ragazzo molto al limite tra il report e il pulito. Ho letto un po' cosa avete detto, ho sentito un po' cosa avete detto. Mi fa piacere comunque vedere appunto che ci sia un buon dialogo anche in tutte le Overwatch in generale. Allora, autosniper 100% di HS, sta facendo 2-5, potrebbe aver acceso per rage, sì. Sì, questo è aim. Questo è aimbot. Ha acceso perché si è incazzato che stava facendo schifo. Decisamente. Tra l'altro è terzo in classifica della sua squadra, quindi. Boh. Forse è anche acceso perché i terroristi stavano iniziando a vincere. Quindi da 11-6 era già 11-8, si è spaventato con solo 3 round di differenza. E non voleva dover cittare troppo pesante per... Ok, qua non è manco uscito che... Mi ha sparato. Qua sembra addirittura che ci sia l'autocolpo, cioè che parta da solo il colpo quando compaiono sullo schermo. Cioè sembra che oltre tipo l'aim ci abbia anche il trigger, cioè che parta da solo il grilletto come appena loro appaiono. Quindi, boh. Vediamo un po' come va avanti questa cosa, però che abbia l'aim siamo già sicuri. Ora bisogna vedere se avesse dei bunny, delle trottole, dei wall, non lo so. A parte che erano 4A, quindi boh. Veramente. Sì, vedete che spara da solo. Spara da solo la VP. Non è lui che spara. Vabbè, ora lui qui ha sparato, lui infatti non l'ha colpito. Vedete che anche qua di nuovo... C'è anche il wall. Wall aim. Perché sa già dove sono. E c'ha, vedi, l'aim è partito. Per ora esplodi. Efficiente. Scappa, avevi il tempo di andartene. Cioè, boh, vabbè. Ok. Capite il problema, il cazzo di problema di fondo? Qual è su CS? Se non hai il Prime, è questo. Cioè, poi tra l'altro non so che divertimento abbia a prendere una VP e premere. Cioè, il divertimento qua diventa premere il tasto a caso. Perché non è manco abilità, qua devi premere il tasto a caso. E l'aim che hai farà da solo, se sei fortunato. Cioè, tipo la roulette, qua premi. Solo che hai più possibilità di vincere che la roulette. Qua premi e fa tutto lui. Premi, 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 premi e fa. Io boh, davvero, non so. Non so che dire. Tanto questa griglia Safari non lo vede più. Non la vede più sto qui. Perché glielo bruciamo con il ban. Si prende un bel ban. E saluta tutto. Comunque c'è uno che stava facendo schifo, stava facendo 1-5, ora sta facendo 9-2, 100% headshot. Cioè, un po' troppo, no? Ah no, vabbè, era quello dietro. Sembrava che addirittura lui avesse fatto due one tap di USP senza quasi vedere l'altro. Quindi boh. Ora, sembra che tutto stia un po' in stallo. C'è anche il bunny, a posto, ha acceso tutto. Lui sa che è da lì. Eeeh, sì, vabbè, dai. È che anche di là c'è uno.
Cioè, la cosa bella di vedere queste Overwatch è che c'è sempre lo scontro al 90% tra hacker di una squadra contro hacker dell'altra. Perché avete visto che quell'altro sparava nelle porte sempre precisamente dove era lui. E lui gli rispondeva. Cioè, è questa la cosa bella. È veramente questa cosa bella. Si è sbagliato lo struzzo, ma l'ha presa in testa. L'ostrich. Per chi non sapesse, è tipo lo struzzo. Ora vediamo che il sospettato scende. Fa un altro headshot. Si è presa un'altra mina in faccia. La ostrica. Anche detto struzzo. Prima di cercarlo, pensavo volesse dire ostrica. Perché sono un ignorante di come pochi. Attenzione, 1v1. Maple era. Quello, sì, era l'altro cheater. Flash e vince, sospettato, incredibile. Campioni, campioni. E non a caso da ultimo è diventato primo il sospettato. Campione, campione. Adesso un altro headshot. E invece ha vinto. Qua ci siamo 1-1, eh. Adesso c'è lo spareggio, mi sa. 1-1, palla al centro. Anzi, morto al centro perché è morto in mid. Attenzione. Ah, qua c'era il prefire. Attenzione. Incredibile. Proprio lui. Dov'è Maple? Ah, è quello con la bomba, che è andato giù. Quindi mi sa che vince Maple forse. Ha sbagliato il colpo. E ha vinto Maple. Attenzione. Comunque, ragazzi, secondo me questa è la conclusione di oggi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e noi ci becchiamo al prossimo video. Sudden moves. You don't know the half of it.